sponsored by Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. LineeLecco.it. Impresa Valassi Fermo e Franco, l'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235. trevahome.it. Allora, amici, è una vittoria che a me è piaciuta di più di quella con l'Ignago, perché allora ci avevano un po' favorito loro con l'atteggiamento un po' sbarazzino, invece la Giana non ha regalato mai niente, non è mai uscita dalla sua difesa, dal suo pacchetto, nemmeno quando perdeva 1-0, lo ha fatto l'ultimo quarto d'ora. Sì, abbiamo sofferto l'ultimo quarto d'ora, però è normale perché avevamo veramente... ci eravamo posizionati bene in campo nel palleggio e abbiamo trovato tante soluzioni. Potevamo fare 2-0 sul pallone Tordini, ma c'erano un altro paio di situazioni con Giambataro e all'inizio con Giudici e messo due o tre palloni del secondo tempo importanti e non siamo stati capaci di fare sul 2-0, di fare 2-0 normale che poi puoi concedere qualcosa, qualche palla alta, dove loro comunque sono una squadra fisica e sono molto bravi sul gioco aereo, infatti alla fine ci hanno messo in difficoltà, comunque sono contento perché sotto il livello del gioco, sotto il piano del gioco, come hai detto tu, ho visto un grande miglioramento, la squadra che si è mossa molto meglio di contro il Legnago, nonostante magari il passivo con il Legnago fosse superiore, però bene, dai, la consapevolezza che stiamo lavorando bene, però non abbiamo fatto niente, siamo alla terza giornata, portiamo a casa una bella vittoria importante e che ci dà fiducia e ci fa pensare bene per la prossima. Ecco, poi è nata una stella, se avevamo un dubbio domenica scorsa, ha fatto un'apertura per il suo stesso gol, bellissima esterno destro, un palo, e sempre stato pericoloso, poi nel secondo tempo un po' sottrarsi. Sì, era molto stanco, però è un giocatore bravo, fa le cose semplici e le cose difficili le rende anche semplici, quindi tanta roba, però deve stare sereno e deve andare avanti così, che è un ragazzo umile, che si fa voler bene dai vecchi e dai suoi coetanei e deve andare avanti spensierato senza mettermi davvero a carichi addosso, che ma è un ragazzo sereno, quindi sono molto fiducioso e per tutti gli altri che stanno imponendo le condizioni piano piano, sto cercando di portare tutti la stessa misura, non è facile che qualcuno non possa dare il minutaggio, ovviamente non si possa far giocare tutti, però sono contento perché dà autostima al gruppo e quando si vince, come ho detto la settimana scorsa, è anche meglio di chi non gioca neanche un minuto, quindi perché in questo momento, in questo periodo, gli allenamenti sono molto alti per merito di quelli che non giocano, quindi un grosso merito va ai ragazzi che sono fuori. Eccoci a me. Innanzitutto, mister, volevo fare i complimenti per questa gara, che è stata secondo me ben giocata, come è stata ben giocata la gara scorsa. Devo dire che quello che mi ha sorpreso rispetto all'anno scorso, anche se lei non c'era, io c'ero, 50 anni che seguo l'Eco, che qui si vede veramente il gioco, si vedono gli schemi, questo credo che per un mister sia una cosa appagante. Sì, cioè vedere che i giocatori si divertono comunque a farci la palla e trovare sempre la soluzione giusta, hanno fatto il primo tempo delle combinazioni e anche l'inizio del secondo dove veramente... È lì che viene fuori l'autostima, no? Perché tu puoi dire dai forza, c'è il motivatore, lo puoi fare, ma non puoi dare autostima, la dai nel momento in cui trovi le giocate, trovano le giocate, quello che fanno l'allenamento poi se lo trovano la domenica, lì che nasce tutto. Loro hanno capito, siamo agli albori, siamo a niente, non abbiamo fatto niente, come ho detto dal primo secondo tempo, quindi sul pezzo, perché adesso abbiamo delle partite molto toste, cominciare da quella di domenica, ma viviamo la giornata, pensiamo già alla gara di domenica, questa andata, miglioriamo ancora, abbiamo migliorato sulle palle native, perché qualcuna l'hanno presa loro, qualcuna l'abbiamo presa noi, neanche domenica non abbiamo preso neanche una, quindi molta concentrazione sulle palle native, questo fa ben sperare, però siamo all'inizio, dai.
E poi l'altra cosa che volevo puntualizzare, che mi sembra di aver visto sia domenica che io non c'ero a Vercelli, quindi non ho potuto vedere questa partita, ma sia con Legnago che con la Gianna, mi è sembrato che chi subentra dalla panchina ha la stessa identica mentalità di chi esce. Cioè, questo sì, è un'altra cosa importante. Sì, abbiamo fatto bene con i subentri, perché era un momento difficile dove la Gianna aveva preso campo e ci stavano anche in difficoltà con queste palle dove loro la prendevano e sugli imbalzi non era facile, però siamo stati bravi a farci trovare pronti e a pulire l'area, e anche Marco Fissardo ha fatto 2-3 interventi in uscita che ci hanno reso meno difficile la vita. Esatto, più facile tutte le cose. Però sono contento perché finalmente ho visto che hanno tolto un po' il freno a mano sul fatto della manovra. Prima eravamo un po' troppo prevedibili con l'andare sempre in avanti dalla stessa parte, adesso hanno cominciato a girare, a trovarsi bene più mediani. Sono contento di questo, abbiamo fatto veramente delle belle trame di gioco, però ripeto, dobbiamo portare tutti gli elementi a poter fare questo, non è semplice, però ci lavoriamo tutti i giorni e dobbiamo arrivarci, perché abbiamo una rosa importante dove ci sono tanti ragazzi che sono bravi e tanti vecchi che sono bravi, quindi devo essere bravo io a centellinare e a capire quando è il momento di far entrare i giocatori. Grazie. Matteo, buonasera. Mister, sei più contento perché avete già dimostrato la capacità di saper soffrire, cosa che di certo si vede magari nella seconda parte di stagione, o magari un po' più arrabbiato perché avreste potuto evitarlo? Beh sì, potevamo chiuderla, però sai, in questi momenti qua, cioè, cosa vuoi dire, ha preso il palo, Dambra è arrivato davanti al portiere da solo. Un altro paio di situazioni potevamo chiuderla, però dai, non posso lamentarmi, sono già contento del livello di gioco. È chiaro che non bisogna accontentarsi, ma bisogna continuare a lavorare, perché gli agguati sono dietro l'angolo e bisogna sempre cercare di evitarli, facendoci trovare pronti. E loro, come hai detto tu, non era semplice compattarsi, e questo vuol dire che cominciamo ad essere anche un po' squadra. Perché quando c'è il momento di giocare giochiamo, quando è il momento di soffrire si soffre, compatti, le punte danno una mano e siamo tutti uniti per l'obiettivo. Però, ripeto, adesso ci riposiamo 2 giorni che se lo meritano e poi cominciamo una settimana normale pensando alla prossima. Hai finito la partita con la doppia punta. Soluzione nuova, soluzione ma, anche da questo campo forse te l'ha un po' chiamata qualche palla alta in pievola. Sì, volevo un attimino rimanere con lo stesso modulo, però rafforzandomi sul play loro e mettendo Lacti, che eravamo un po' più difensivi così, però non volevo passare al 3-5-2 perché ti abbassi troppo e loro, insomma, le palle pericolose le hanno messe solo dal calcio piazzato, quindi da quel lato lì fortunatamente non ci siamo abbassati, però bisogna cercare di fare un po' meglio, ma le punte erano veramente stanche alla fine, hanno dato la mano a tutti e bene così. Dai. Allora Lino, sicuramente direi la vostra partita migliore, perché proprio avete giocato bene per 70 minuti, poi alla fine avete un po' sofferto, però oggi avete avuto il pallino del gioco in mano appunto per praticamente più di un'ora di gara. Sì, confermo, dai. È stata una buona prova da parte nostra. Risultato giusto, secondo me potevamo magari soffrire un po' meno, però si è visto un buon Lecco, abbiamo giocato molto bene la palla rispetto alle altre due partite passate, quindi cerchiamo di mantenere questo ritmo, perché adesso ci sono due partite difficilissime e quindi non bisogna mollare. Ecco, appunto, sono sicuramente due test di maturità, anche quello di oggi comunque lui era, insomma, sappiamo che contro magari squadre come la Gianna, voi diciamo, storicamente, ma anche in questo inizio d'anno avete un po' faticato, adesso le tue squadre sicuramente che verranno per cercare di imporre il gioco, e voi con Legnago avete sicuramente fatto vedere che... Sì, diciamo che l'anno scorso era quello il nostro problema, giocavamo bene quelle partite e perdevamo le altre, quindi dobbiamo cercare di invertire un po' il trend e affrontarle tutte alla stessa maniera. E quello si può fare in allenamento e da lì poi in partita viene più facile. Avete sofferto
niente nel primo tempo, qualcosa nel finale del secondo tempo. Il pelo all'uovo è trovare quel 2-0 che mancava. Si rischia sempre la pesca. Esatto. Abbiamo preso un gol con la Provercelli negli ultimi 5 minuti, oggi poteva capitare perché appunto gli ultimi 20 minuti sono stati troppo di sofferenza. Cerchiamo infatti soluzioni e oggi purtroppo siamo rimasti un po' sotto porta col freno tirato, però beh, ci riteniamo per la prossima. Pensi che hai un pensiero su Dormini particolare? Tu che sei un difensore, che magari lo affronti in allenamento. Sì, la cosa che mi piace è che è uno che vuole arrivare e ci sta dando una grande mano adesso, però senza mettergli fretta perché è giovane, quindi ci sta che sia discontinuo nel corso di questa stagione. Ora non glielo voglio augurare, però non bisogna dargli troppe, ecco, esaltarlo troppo, perché ha tutto il tempo per dimostrarlo. Lino, è stata una partita dove potevamo chiudere, però abbiamo detto, se l'avessimo chiusa con il secondo gol, probabilmente era il giusto scenario, il giuso corollario a quello che si vede in campo. Voi dietro non avete sofferto molto, io ho visto te e qualche tuo compagno con la sdraio. Oggi è stata dura perché sulle palle alte, su in area, erano bravi anche a fare gli schemi dalla rimessa laterale, quindi non bisogna mai sottovalutare la squadra, anche se mi aspettavo da loro un primo tempo migliore, perché ci aspettavano e basta, invece più aggressivo. Hanno aspettato solo il secondo tempo a pressare, quindi secondo me la Giana rimane una buona squadra che lotterà fino alla fine. E per fortuna noi l'abbiamo già incontrata, perché quando cominciano i freddi in questo campo diventa pericoloso. Ma la battuta nasceva dal fatto che è difficile essere cattivi e precisi in attacco alla terza partita di campionato. Sì, no, esatto. Si sono un po' scatenati con Legnago, quei 4 gol lì sono stati veramente bellissimi e oggi per fortuna ne è bastato solo uno, quindi non sono preoccupato per il futuro. No, complimenti sia al centrocampo che alla difesa, che ha tenuto bene. Sì, ci stiamo conoscendo perché siamo una squadra nuova e quindi ora abbiamo tante soluzioni. Si è visto dallo scambio dei biglietti da visita di quelli che entrano. Sì, no, quello. Quelli che sono entrati, infatti, non sembrava cambiato niente. Allora, tutti ti fanno i complimenti. Io ti lamento le due cose: la bomba del cerno e dell'assist generosissimo che volevi fare a Ganza, ma in tutte e due le occasioni ce la sperivi sul primo palo. Magari facevi. Funziona così: che se io tiro e non faccio gol, sono egoista perché la devo passare a Simone, che è da solo. Se la passo a Simone e non riesce a passare il pallone, sono stato uno stupido perché potevo calciare in porta. Quello che penso io è, a livello personale, in questo momento sì, è vero, mi manca il gol perché hanno scorso chiusa 11, va bene tutto, ma penso che il gruppo in questo momento venga prima di tutto e lui era veramente da solo davanti al portiere. Per come sono fatto io, penso che sia stata la scelta giusta. Poi sono parecchio. Simone, io ho scritto sulla distinta Simone Iocolano quando hai detto questa azione troppo altruista, ma l'ho scritto in maniera bonaria. Cioè, si è capito, almeno a livello psicologico, che cercavi di far segnare Ganz. E secondo me, io mi aspettavo il tiro, per, da come ti sei mosso, no? Però cercare di far segnare un compagno appena subentrato e soprattutto la seconda partita con poco allenamento con gli altri, mi sembra che è una cosa... No, poi soprattutto, pensate al fatto se fosse passata e avesse fatto gol. Non si parlava del gol di Simone Ganze, si parlava della mia Iocolano, che ha fatto. Certo. Quindi va bene così, dai. Quando si vince poi va sempre bene. Non mi pento assolutamente di quello che fa. Guarda che ben registrato. Sì, sì, assolutamente. Matteo, La gente non sperava di ritrovarti con la maglia dell'Ecco a
11 di settembre alle 22.59 con 6 punti in classifica. Tu, meno male, so che non hai mai chiesto di andare via, quindi se poi c'è stato il rinnovo, chiaramente ci è voluto un po' per farlo maturare, però ce l'ha racconti un po' la tua estate? Ah, io, come penso tutti i giocatori che fanno un determinato tipo di campionato l'anno prima, sperano che la propria carriera possa avere un qualcosa in più. E per me in più vuol dire andare a giocare in Serie B, quindi mi aspettavo, o speravo più che altro di poter avere questa opportunità, ma non è arrivata, quindi il discorso di che ho rinnovato magari non subito ma più avanti è semplicemente per il fatto che poi ci sono delle trattative e basta così. Sicuramente non avrebbe avuto senso andare a cercare qualcos'altro in una delle altre 59 squadre della Serie C, perché comunque ho fatto benissimo a Lecco, mi sono rilanciato e penso che sia stupido per un giocatore che fa bene in una società dove è ben visto, è amato dalla piazza, dalla proprietà e soprattutto, che penso sia la cosa più importante, dai compagni. Penso che sia stupido andare a trovare fortune da altre parti, quindi si fanno questi tipi di ragionamenti e quindi poi sono contento ovviamente di aver rinnovato. Poi ti fa bene l'aria del lago? L'aria del lago devo dire che mi fa malissimo. E mettiamo così, qua hai trovato la prima magia dell'anno e sicuramente ti stai preparando per qualcosa di speciale. A te chiaramente piace la giocata di fino, mai fine a se stessa, ma di fino sì. E quindi ti stai preparando per... Ma io spero che arrivi, ma veramente sono strafelice che abbiamo vinto e anche se non ho fatto gol a me non interessa, cioè io penso che prima o poi quando sarà il momento i gol arriveranno. L'importante è vincere le partite, che sia per il gol di Iovolano o per il gol di qualcun altro, l'importante è vincere. Poi è ovvio che uno ricorda lo Iovolano dell'anno scorso che spesso faceva gol o spesso faceva l'assist, ma il campionato è non lungo di più e sicuramente arriverà, ma prima di tutto è importante consolidare un qualcosa di squadra e poi tutto il resto verrà in automatico. L'ultima cosa, sembra già un bel gruppo, siete rimasti in 7-8 dell'anno scorso, eppure sembra che anche chi è arrivato fosse qua da... Sembra un po' una festa, quando si inizia più facile, sono concorde. No, ma devo dire che... Io mi è capitato di incrociarmi qualche volta in giro, quindi... No, ti dico la verità che ovviamente è facile quando si vince, fa festa, fa la settimana bella, pericreativa. Noi riusciamo a farlo anche nel momento in cui perdiamo o le cose non vanno bene. E questa secondo me è la nostra forza. Cioè l'umiltà di qualsiasi giocatore, dal più giovane che vuole sempre imparare al più vecchio che vuole insegnare. Secondo me la serenità che c'è quest'anno è un plus. Grazie. Ultima cosa sul campionato del Lecco. Insomma, a Vercelli non è che si fossimo spaventati, però è un pareggio, sarebbe stato al massimo un pareggio. Poi Legnago è ancora meglio, o è stato molto male, ancora più bello di quella di Legnago. Dunque? Mi sembra che l'anno scorso ti ho risposto tipo poi del campionato, della classifica, ne riparliamo a fine marzo, così. E ti dico la stessa cosa, perché fondamentalmente bisogna fare partita dopo partita, perché non abbiamo fatto assolutamente niente. Ma proprio niente, quindi si pensa alla prossima, si pensa a domenica prossima e basta, tutto il resto non conta niente. Connettamente più forte, Stavangelo poteva fare qualcosa di più oppure c'è da poco da fare oggi? Il primo tempo non è piaciuto, ma al di là che, come hai detto, l'Ecco è una squadra con obiettivi diversi sicuramente dai nostri. Però siamo troppi giocatori sottotono, troppe seconde palle perse, troppi contrasti persi, non eravamo, abbiamo concesso il possesso palla, però eravamo poco aggressivi, non riuscivamo mai a recuperare palla, abbiamo perso quasi tutti i duelli
sulle seconde palle, questo per una squadra che si deve salvare non va bene. Secondo tempo, al di là del primo tempo, l'Eco ha avuto sicuramente il predominio del gioco, però il nostro portiere alla fine non ha corso tantissimo in pericolo, però si vedeva, insomma, la squadra non era aggressiva, non era cattiva, ripeto, sulle seconde palle, sul gioco aereo non abbiamo vinto un duello e quindi alla fine siamo andati sotto meritatamente. Secondo, i ritmi si sono un po' abbassati, noi abbiamo giocatori che comunque nello stretto e con i ritmi quando ci concedono spazi abbiamo fatto meglio sicuramente nel secondo tempo e abbiamo avuto anche qualche situazione per poter pareggiare, però concedendo chiaramente qualche ripartenza dove l'Eco poteva chiuderla, però la partita era in equilibrio. Questo è un po' come l'ho vista io. Quando già appunto nel finale poteva anche pareggiare grazie ai cambi, quasi tutti i ragazzi che sono entrati bene, sono stati cambi però forse un po' tardivi o avevi paura, come hai detto, facendoli prima di subire la doppia dell'Eco? No, l'Eco... Il messaggio è entrato tardi e in un minuto ha fatto già due cose positive. L'Eco è una squadra che in 7 minuti l'ultima gara ha fatto 3 gol e ha chiuso la partita al 40esimo soffrendo i primi 25 minuti. Male che devi sempre mantenere un equilibrio, non abbiamo la Giana, dobbiamo essere umili, non possiamo pensare, chiaramente dobbiamo lavorare molto perché ci sono 18 ragazzi giovani che arrivano, molti dei quali si affacciano per la prima volta nel calcio professionistico, non si può buttarli allo sbando, quindi dobbiamo procedere con calma, fare le nostre valutazioni e andare avanti con la massima serenità, perché abbiamo bisogno sicuramente di lavorare tanto e di non buttare al macello tutti e nessuno. Ok. Siamo mister. Certo. Al di là dei duelli, che in effetti quello che ha detto lei è molto stupido. Abbiamo sofferto molto, forse i movimenti di Locolano, Tordini, lo stesso Mastroianni, che venivano molto bassi a prendere palla e di fatto abbiamo sempre fatto molta fatica a prenderli. Sì, è vero, non riuscivamo a essere aggressivi, come ho detto, anche la linea non si spaccava mai, non uscivano mai in aggressione, quando uscivano non riuscivamo a riconquistare palla e quindi abbiamo sofferto. Potevo anche aspettarlo di soffrire un po' il loro palleggio, perché sono giocatori che hanno qualità, che ce l'hanno questo tipo di situazione. Mi aspettavo un po' di più sotto l'aspetto dell'aggressività, del recupero, dei contrasti, dei duelli. Dovevamo vincere qualche duello in più, invece credo che ne abbiamo persi quasi tutti. Tante palle anche sbagliate, per dare difesa, lanci lunghi. Cioè io non riesco a capire se è un problema della difesa che lancia male o un problema dell'attacco che si muove male. Oggi no, ma non è che bisogna ricercare un colpevole sempre. L'Eco è stato più aggressivo e meglio di noi nel primo tempo e dobbiamo accettarlo, ma non è che è colpa della linea che se no andiamo a rincorrere a ricercare sempre l'attaccante, il centrocampista non me la passa, il difensore sbaglia, il portiere. Non è così che bisogna ragionare. Bisogna ragionare che il primo tempo l'Eco ha fatto meglio di noi, come ho già detto e lo ripeto un'altra volta, abbiamo perso troppi duelli, potevamo concedere il possesso palla, perché quando hai qualità e devi poter concederlo, però sulle seconde palle, sui duelli, devi essere almeno, se vuoi rimanere in partita, al 50-60%. Noi ci siamo rimasti in partita perché alla fine siamo andati sotto di 1-0. Il secondo tempo l'abbiamo fatto in maniera diversa, però anche lì non è che puoi dopo un minuto buttare tutto quello che il lavoro che hanno fatto la squadra nel primo tempo. Bisogna ragionare, fare le cose con la giusta calma. Potevamo, ripeto, pareggiare, come potevamo perdere 2-0, però la squadra ha lottato, è stata in partita e questo è l'aspetto positivo. Quindi mercoledì, mercoledì c'è la Coppa Italia, impegno Bolzano su Tirol, è un fastidio, visto che poi ci sarà il Trento che
sulla carta la squadra nostra portata, o la possibilità per vedere i ragazzi a Bolzano mercoledì? La partita di Coppa Italia che dobbiamo cercare di fare al massimo delle nostre possibilità. Ci saranno diversi cambi nella formazione? Magari anche di modulo? Non so. Posso provare, no? No, provare non è che si prova, perché te l'ho già detto, non è che sto giocando alla PlayStation che provo, cambio modulo e cambio giocatore, te l'ho già detto, me l'hai già chiesto una volta, te lo ripeto un'altra volta, non gioco alla PlayStation, cerco di mettere la situazione migliore e non è cambiare, provare, non siamo qua a provare, siamo professionisti, siamo gente che studia, che lavora, che sbaglia, però non giochiamo alla PlayStation, te l'ho già detto, non me lo fare dire più. Ok. Non la vede come... Sì, ma infatti io ti rispondo come la vedo io, tu poi puoi avere le tue ragioni, ci mancherebbe, tu puoi scrivere quello che vuoi, però se vuoi, io ti dico le mie. Sì, ovvio, c'è qua per uno che dice la sua. Infatti, tu fai il giornalista, io faccio una cosa. Quindi sarà molto turnover, giriamola così magari un po' più. Sì, beh, quello sicuramente sì, perché soprattutto adesso tre gare in una settimana non possiamo permettercele, nessuna squadra può permettersi in questo momento di fare tre partite ravvicinate con tutti gli effettivi. La Coppa Italia è una partita che ci teniamo, cercheremo di farla al massimo e al meglio delle nostre possibilità. Questo sì, ci sarà un turnover perché è impensabile giocare con gli stessi 11 per tutta o per spezzoni di gara. Insomma.